fermi. La biblioteca di Baggio ha voluto celebrare così il ricordo di un grande della vecchia Milano. Una serata che ha visto la gentile partecipazione di Ricky Gianco, un modo per raccontare attraverso aneddoti e ascolti il clima di una Milano cantata e vissuta con l'estro e la genialità di un mito intramontabile come Enzo Iannacci. Al termine della serata abbiamo fatto qualche domanda al nostro ospite. Beh, sono venuto molto volentieri, tanto sono molto contento di essere venuto, non solo per quello che rappresentava, grazie alla Ludi che ha un po', credo che ha iniziato questa cosa, a Rosario, e poi non avevo, come ho detto prima, non avevo mai visto Baggio, questa parte di Baggio che mi è piaciuta moltissimo perché mi ricorda tante cose di una Milano che ormai non esiste quasi più. Per cui mi ha fatto molto piacere, e poi mi ha fatto piacere perché Enzo, ci siamo conosciuti che io avevo 17 anni, lui aveva avuto 25, 26, avrò avuto così, eravamo alla ricordo insieme, quindi mi ha fatto piacere ricordare e giocare anche scherzando su Enzo. Certo, perché questo è il modo che lui apprezzerebbe, immagino. Sì, sì, perché come dicevo prima era un simpaticissimo matto, geniale nelle sue cose e poi l'ho visto proprio dall'inizio io, perché mi faceva piacere testimoniare, fare una testimonianza, certo, proprio degli esordi. E rispetto a quei tempi, a quelle atmosfere, secondo te è rimasto qualcosa oggi? Ma sì, nel ricordo di qualcuno. Solo quello, si no, può trasmettere solo questo ricordo. È tutta un'altra, ormai è un'altra storia, un altro mondo, è un'altra vita, è un altro modo di esistere, vivere, comunicare. Per cui, per chi c'era, ok, per chi non c'era, dei racconti che comunque sono preziosissimi. Beh, ripeto, poi mi ha fatto talmente piacere che quando purtroppo è morto Enzo, mi hanno telefonato varie persone, un programma della Radio 2 mi ha telefonato perché volevano farmi una specie di intervista telefonica a Roma, tutto va bene, e dice: vorresti sentire qualche pezzo? Quanto domani facciamo un'intervista? Dico sì, mi fa piacere sentire il primo che lui ha fatto, perché c'ero proprio, che era un passaggio a livello, fermi a un passaggio a livello, e loro non sapevano niente. Poi mi hanno telefonato, ma senti, c'è un'altra cosa che ha fatto, perché non riusciamo a trovare in Rai, nessuno sa niente, ok. Ho detto sì, il cane con i capelli che aveva fatto dopo, e sono riuscito a trovarla, per cui non si sa, le origini sono sempre difficili da ricostruire, da recuperare e da scoprire. E quindi la memoria di chi c'è stato diventa fondamentale. Ma è quella cosa che c'è sempre meno negli esseri umani. Purtroppo è un problema condiviso da parte mia. E speriamo di rivederci. Molto volentieri, grazie, okay, ciao, gentilissimo. Ciao.